qui per aprire con un figlio teorico questo discorso. Il figlio teorico è assolutamente dimostrabile, semplice da vedere nella sua utilità, nel senso che c'è una questione dell'informazione online, è la questione del modello di business, della ridefinizione del rapporto con il pubblico, continuo avanzamento e aggiornamento della tecnologia. Questo abbiamo capito che uno dei modi con i quali si affronta è il modo che va a cercare una relazione forte con un territorio. Piccola battuta di pessimismo, ci vuole un bel coraggio in questo momento ad organizzare una cosa che si chiama utopia. Se qualcuno non avesse capito, possono tutte queste cose che ho elencato sopperire il fatto che scompaiono le province, che scompaiono le camere di commercio, che scompaiono le forze sociali, che scompare tutto ciò che noi eravamo abituati a pensare come rappresentazione del locale. Questo è il punto nodale su cui ragionare. Perché siamo in tempi in cui i flussi non si rapportano più in maniera dialettica con il locale. Sono tempi in cui i flussi distruggono tutto ciò che trovano sulla loro vita. Io ne leggo 19, non ne leggo 19 piattaforme produttive che hanno incominciato all'epoca dei flussi a rapportarsi nella globalizzazione, sviluppando una teoria che è stata cara a molti di noi. Ad esempio, cito l'amico Bassetti, che ovviamente ci ha fatto più molto lavoro rispetto a questo, la teoria del blocco, no? Ovviamente, no? La teoria del blocco, cioè come il globale arrivava nel locale e come il locale andavano. Questo era il punto su cui siamo arrivati, no? Tant'è vero che è coraggioso scomporre questa parola, usare solo un pezzo, blocco, non blocco, no? Perché tendenzialmente la moda degli ultimi 10 anni è stata quella di essere globalista. Chi era globalista stava dentro il processo flussi nuovi e dimensioni interne.